Allora, la prima cosa che abbiamo visto insieme l'altra volta è che esistono i valori in JavaScript. Abbiamo visto che JavaScript ha un modo estremamente semplice di gestire i valori. I valori possono essere semplicemente scritti nel codice. Il valore può essere numerico, può essere bloccato, uno. Il valore può essere una stringa, ciao. Se vado troppo veloce, fermatemi. Il valore abbiamo visto che può essere un big num, un numero grande, può essere un array, una sequenza. L'array può essere una sequenza di numeri, può essere una sequenza di stringhe, può essere una sequenza di stringhe e numeri, perché l'array è una sequenza di valori. E quindi qualsiasi tipo di valore. Addirittura potrebbe essere una sequenza di stringhe, numeri e array. E nell'array stesso ci può essere un'altra sequenza di numeri. E via dicendo, nessun problema. È una sequenza di valori. Tutto ciò che in JavaScript è un valore può essere inserito lì dentro. Poi abbiamo visto che Comincio con esiste. una domanda stupida. Certo, prego. Ho visto che utilizzate indistintamente sia la double quote sia la single quote. Ok, allora questo e questo sono identici, quindi si può scrivere una stringa in questo modo e si può scrivere. Scusate. Ok, si può scrivere una stringa in questo modo. Come best practice, è una cavolata, quindi perché a me è capitato magari tante volte di leggere anche che come best practice per il JavaScript la single quote viene più Sì, utilizzata, diciamo. le guide, diciamo le style guide più utilizzate suggeriscono sempre di usare questa versione, non quell'altra, come style guide, però sono due operatori identici, quindi il risultato è identico. Si può addirittura fare in questo modo ovviamente il carattere interno viene considerato soltanto un carattere, non viene considerato un operatore. Questa roba qua si chiama string literal, quindi è un modo per creare una stringa con il testo, che è diverso da creare una stringa con un oggetto. Poi ci andiamo a vedere che cos'è, che è questa roba qui, per esempio, ma non ci riguarda ora. Ora abbiamo visto i valori: string, scusate, numero, stringa, array e via dicendo. E posso fare un'altra domanda? Ma certo. Qual è la sintassi per richiamare l'oggetto di un array che però a sua volta è oggetto di un altro array? Non so se è chiaro. E certo, allora per esempio vado a creare un array che si chiama così, per esempio A e poi nel secondo invece A B, e io posso fare console.log di A 0 0 no scusate 0 1 e questo è il valore all'interno. Quindi perché che succede? Che io vado facendo in questo modo, vado a prendere il primo valore ed è come se lui poi lo mettesse all'interno di un'altra scatola che si chiama array 2. E l'array 2 è il nostro array, scusate, l'elemento No, 1 sbagliato. E all'interno del secondo array vado a prendere l'elemento 0. Quindi qui era 1, 0, non l'ho visto. Semplicemente in questo modo. Ma quello che succede in questo contesto è semplicemente che JavaScript prima va a eseguire questa operazione qui e diciamo, la trasforma in array con B e poi va a eseguire questo pezzo qui, ups, questo pezzo qui
che sarebbe il primo elemento. Ho risposto? Spero di sì. Sì, controllo il microfono, sì. Ah, figurati. Perfetto. Ok, allora adesso abbiamo visto che esistono i valori. Li possiamo mettere qui come commento, così li trovate. Non tutti, soltanto un paio. Manca uno, è l'oggetto. Abbiamo visto che l'oggetto è una roba che si sono le parentesi graffe. Questo è un oggetto vuoto. E l'oggetto, come sintassi, può avere proprietà e valori. Quindi può avere la proprietà nome, per esempio. La sintassi indica che la proprietà finisce quando incontra due punti, diciamo una sorta di etichetta, e poi un valore. Che valore può avere? Tutti i valori. Quindi senza che iniziamo lo stesso gioco, noi possiamo dire che il console log di così, adesso vediamo che è nome 1, però può essere anche nome Raffaele, può essere poi età 36 e poi può essere non so, array, non mi viene in mente niente, 1, 2, 3 e lo contiene. Quindi, laddove possiamo mettere valori, possiamo mettere tutti i valori, indistintamente, non c'è nessuna limitazione. E con gli array abbiamo visto che possiamo usare la sintassi parentesi quadre numero, e con l'oggetto non funziona, ci ritorna indefinito, poi perché ci ritorna indefinito lo vedremo fra qualche settimana, però non funziona per prendere i valori. Come si fa in un oggetto a raggiungere un valore, l'equivalente del numero 3, dell'indice, con il punto? Tant'è che il mio editor, per esempio, riconosce questo un oggetto, già mi suggerisce. Vuoi array età o nome? Per esempio, voglio l'array. Ed ecco qui che mi stampa l'array. Voglio il nome, ecco qui che mi stampa il nome, voglio l'età, e stampa l'età. Un altro modo per scrivere un array in modo un oggetto in modo un po' più comodo è in questo formato. Non cambia niente a livello di JavaScript, per l'engine è la stessa identica cosa, però per noi è un po' più facile capire che non sia un elenco di proprietà. E tra l'altro sandbox lo fa al salvataggio. Ah, in automatico? Ah, perfetto, perfetto. Sono delle funzioni che ovviamente facilitano la scrittura. E l'oggetto ha un valore, abbiamo detto che ogni proprietà può avere un valore, quindi io posso assolutamente creare una persona e poi all'interno della persona posso metterci nome. A questo punto l'oggetto punto persona punto nome mi istituisce da fare un'altra volta. Posso farlo un'altra volta? La regola è chiara: gli oggetti contengono proprietà con valori assegnati e quindi per lui non c'è un'altra volta, semplicemente ogni oggetto può avere questa cosa. È un oggetto che non ha senso, persona, nome, età, però ai fini del nostro gioco sì. Chiaro? Se è chiaro, abbiamo finito diciamo di parlare dei valori. Perfetto, grazie. Un'altra cosa, un altro giochetto che possiamo fare è questo, che vi sembrerà un po' strano, ma non funziona. Possiamo provare ad accedere, per esempio, in questo modo all'oggetto. In questo modo ci dice non va. Ma se lo provo con un numero, ci dà indefinito. Se lo provo con un numero negativo, ci dà indefinito. Se lo provo con true, ci dà indefinito. Se lo provo con false, ci dà indefinito. Dici, perché fai questa roba qui? Per farvi vedere che
è bello giocare con le variabili che avete, soprattutto perché adesso, entrando nel capitolo, diciamo, delle variabili, possiamo iniziare non solo a giocare con le variabili stesse, ma possiamo confrontarle, possiamo operarle, possiamo effettuare operazioni, possiamo confrontarle. E questa roba qui è una roba che, diciamo, JavaScript fa in un modo molto speciale, perché un'idea che ha il JavaScript è tentare di risolvere la domanda che noi poniamo, diciamo, al motore, all'engine, e nel caso in cui non dovesse farcela, provare a rimediare con la sua migliore risposta. Questa è una descrizione estremamente volgare di quello che accade quando, per esempio, abbiamo la coercion dei tipi di cui ha parlato. Quindi, andiamo a vedere di cosa sto parlando. Intanto, sul var siamo super esperti. Var scuola uguale sos e console log di scuola, andiamo a stampare, c'è sos, perfetto. Se è solo una variabile dichiarata, abbiamo visto che abbiamo undefined. Se non c'è per niente, abbiamo visto che è non definita, nel senso di neanche dichiarata, quindi proprio non esiste, quindi il programma si rompe. Abbiamo visto che possiamo riutilizzarla tante volte e non si rompe. E abbiamo visto che il risultato è sempre il finale, cioè, nel senso, JavaScript in modo procedurale parte dall'inizio e diciamo, elabora riga per riga, e in ognuna di queste operazioni noi abbiamo messo un contenuto all'interno di una scatola, e quando andiamo a interrogare il nostro scope, guardatevi lo scope, chiedendogli qual è il contenuto della scatola scuola, lo scope ci risponde semplicemente con l'ultimo valore possibile. Cosa può contenere una scatola? Tutto. Ah, veramente? Proviamo, mettiamolo, testiamolo. Può contenere una stringa? Sì, bene. Può contenere una stringa così? Sì, la stessa cosa. Può contenere un numero? Può contenere un array? Ok. Può contenere addirittura un oggetto? È ridondante, ma sì, perfetto. Può contenere un'altra variabile? Questo è già più interessante. Fubar sono due variabili standard, diciamo, che si usano nella programmazione per fare gli esercizi. Var è uguale a 10. Ah, interessante. Fu è uguale a 10. Quindi, cosa è successo qua? Beh, abbiamo due opzioni. O abbiamo messo il contenuto di 10 all'interno di fu, o abbiamo messo la variabile bar all'interno di fu. Andiamo a vedere allora. Andiamo a modificare bar. Bar diventa sos. E andiamo a fare il console log di fu. E andiamo a vedere che fu è 10, in questo caso, e non è sos. Quindi evidentemente qua non abbiamo creato una relazione tra fu e bar, non abbiamo messo bar dentro fu, qui evidentemente abbiamo messo il contenuto di bar all'interno di fu. Ma se abbiamo messo il contenuto di bar all'interno di fu, allora abbiamo svuotato bar per caso? No, 10-10. Quindi quello che fa questa roba qui è mettere nello stesso dentro fu la stessa roba che si trova all'interno di bar. Questa cosa, ve lo dico, funziona bene, o meglio, funziona in modo aspettato quando parliamo di numeri e quando parliamo di stringhe, quando parliamo di big int, quando parliamo di oggetti, quando parliamo di array o di funzioni. Allora dobbiamo iniziare a essere un po' cauti, perché potrebbero esserci delle altre conseguenze.
roba che adesso non vi interessa affatto, però sappiate che è una roba da non dare per scontato. Per adesso potete, non cambia niente nei vostri esercizi, un domani parleremo anche di questo. Ma come mai il risultato è 2 volte 10? Non dovrebbe essere solo un 10? Lo facciamo un console log 2 volte. Ah, solo per quel motivo. Quindi esatto. Se avessimo fatto, per esempio, il console log di fu, il risultato sarebbe stato 10? 10. Ok. Sì. Una cosa carina che potete fare è mettere tra, diciamo, considerare la variabile che volete stampare come un oggetto, semplicemente mettendoci le parentesi, e il vostro console log sarà più carino, perché vi dirà la variabile che state stampando e il numero. Quindi se io faccio adesso così, vedete che vi dice fu e bar, semplicemente rispettando questa sintassi. È solo un consiglio, un modo per scriverlo diversamente. Se io qui avessi var nome, no. Sì, certo, scusa. Ed è leggermente più leggibile tutto qui, se volete potete usare questo modo. Perfetto, abbiamo visto anche cosa sono le variabili. Poi abbiamo visto che non esiste solo var, abbiamo visto che esiste anche let, e abbiamo visto che let si comporta bene o male come var, e soltanto abbiamo visto che è disponibile soltanto nello scope in cui viene creato. Quindi in un blocco di codice del genere, la variabile let, al di fuori di queste parentesi graffe, non esiste più. Poi abbiamo visto che se andiamo a creare una variabile all'esterno, quindi diciamo sopra, e poi in uno scope in estato, diciamo, andiamo a modificarla, abbiamo visto che quando non andiamo a crearla, quello che fa JavaScript è provare a raggiungere, JavaScript chiede allo scope, e lo scope quello che fa è prova a guardare dentro se stesso, a risalire il palazzo, come abbiamo visto l'altra volta, a salire per i piani, e a trovare la prima dichiarazione di quella variabile che incontra. Quando la trova, allora la considera valida e effettua le sue operazioni. Quindi, se noi qui non avessimo fu, lui, ok, qui adesso funziona per un motivo molto brutto, niente, in realtà vi ho mentito, nel senso, quella roba del fatto che si rompe quando non ci sono le variabili dichiarate, dipende da come viene configurato l'ambiente. In tutti gli ambienti seri professionali si comporta come vi ho detto, ovvero si rompe. Se queste cose non vengono specificate, JavaScript può diventare gentile e, diciamo, provare a non generare bug, ma provare a interpretare la vostra volontà. Ma è semplicemente una configurazione, diciamo, buona. In ogni ambiente di sviluppo serio le configurazioni non sono per niente buone, perché buono vuol dire che succedono cose senza che le avete dichiarate voi, e questo è pericoloso, crea bug. Quindi questo dovrebbe generare un errore perché non è dichiarato. E niente, questa è l'accessibilità. Quindi se abbiamo roba innestata 100 volte non è un problema, può essere innestata 100 volte. Quella, la cosa che fa JavaScript è semplicemente risalire gradino per gradino fino a che non arriva a trovare una dichiarazione. Tutto chiaro fino a qui? Ah, scusa, puoi ripetere un attimo l'utilizzo di let? Io let ve lo farei skippare per il momento, nel senso, sappiate che let, come dire, vive soltanto all'interno dello scope in cui è dichiarato. Però abbiamo un po' pochi strumenti oggi per apprezzare la differenza rispetto a var. E per farvi apprezzare la differenza dovremmo andare a giocare tanto col codice, e secondo me non vale la pena, perché investiamo tanto per poi conoscere poco. Questa è un po' la mia idea.
una variabile locale? Sì, è una variabile locale, però dato che per apprezzare il valore della variabile locale bisogna giocare molto col codice, appunto, secondo me, appunto non è troppo qui il caso. Però sì, è una variabile locale, chiamiamola così. E, se è tutto chiaro, procediamo e arriviamo ai tipi. Abbiamo l'operatore tra i vari const. Sì, certo. Certo, me lo segno, lo possiamo fare dopo. Abbiamo adesso una cosa che si chiama tipi, o meglio, noi fino adesso abbiamo parlato di dei valori. Abbiamo visto che abbiamo appunto l'intero, la stringa, l'array, li abbiamo chiamati in questo modo e senza saperlo ne stavamo parlando di tipi. Quindi di che tipo è questo valore? Questo tipo è un numero. Questo tipo è una stringa. Questo tipo è un array. I tipi sono predefiniti. JavaScript ha un numero limitato di tipi e tutti i valori che esistono hanno un tipo, corrispondono a un tipo, quindi non ci può essere un valore che non ha un tipo. Quindi sono delle macrocategorie con le quali potete descrivere qualsiasi valore utilizzabile in JavaScript. Per scoprire di che tipo è una cosa, potete utilizzare l'operatore typeOf. Si può applicare a un valore o a una variabile, laddove la variabile non fa nient'altro che restituire a typeOf il valore, perché il tipo appartiene al valore e non alla variabile. La variabile scatola, cioè che tipo è? Nessun tipo, perché è una scatola, può contenere tutto quello che vuole, quindi è indifferente quello che ci metti dentro. Mentre in altri linguaggi magari questa cosa è estremamente diversa, in JavaScript una scatola è universale, ci si può mettere dentro qualsiasi tipo di valore. I valori sono diversi. Quindi andiamo a fare il typeOf di 1 e vediamo che è number. Poi andiamo a fare il typeOf di una stringa e vediamo che è stringa. Poi facciamo tutti, ci mettiamo array. Ci mettiamo l'oggetto principale e già ci andiamo a raccorgere, come abbiamo visto l'altra volta, delle prime difficoltà. Mettiamocele proprio tutte quante. Già andiamo a vedere che esistono delle prime difficoltà, nel senso, abbiamo detto che esistono i tipi, che ogni cosa ha un tipo, abbiamo detto per esempio che gli array sono array, che gli oggetti sono oggetti, che null è null, undefined è undefined, però nel momento in cui andiamo a fare typeOf, andiamo a vedere che la terza, la quarta e la quinta sono oggetti, quindi ci dice che array, oggetto e null sono oggetti. Allora, una cosa che andiamo a imparare è che typeOf non è un modo 100% affidabile per dirci di che tipo è un valore. Che tipo è un valore ce lo dice la documentazione di JavaScript. Quindi se aprite la documentazione di JavaScript, qualsiasi documentazione, per esempio quella di Mozilla, lì c'è scritto cosa sono i tipi e quali valori appartengono a quali tipi. TypeOf è un operatore che fa il suo meglio. All'interno TypeOf ha un algoritmo, ha i suoi if, come avete fatto anche voi. E quando si trova un numero dice number, quando si trova una stringa dice stringa, quando si trova un array dice oggetto, perché in effetti l'array è un sottotipo di oggetto, è un oggetto speciale, quindi l'array è figlio, diciamo, in qualche modo del tipo oggetto, soltanto che ha delle caratteristiche molto specifiche. TypeOf si limita a dirci di che tipo è il suo, diciamo, il suo tipo principale, il suo parente, il suo genitore, e non ci specifica il sottotipo. Sull'oggetto giusto, perché è un oggetto,
sul null ci risponde oggetto per via di, come abbiamo spiegato un'altra volta, di un bug, di una svista di molti anni fa, e che non è più stata corretta perché, come, come sapete, uno dei vantaggi di JavaScript è la retrocompatibilità, e molta gente avrà nel suo codice qualcosa che si appoggia sul fatto che null è di tipo oggetto, e fissarlo ora vorrebbe dire far saltare tutti questi programmi, quindi JavaScript preferisce non farlo, e tutto sommato però non è così un grande problema, basta saperlo. Poi abbiamo undefined, abbiamo int, abbiamo boolean. E alcuni di questi si chiamano primitivi. Siamo qui, aggiungendo anche symbol. E qui invece siamo nel campo dei tipi non definiti. Symbol lo skipperei anche questo, perché davvero è un dettaglio non troppo complicato, ma davvero inutile all'inizio. E perché i tipi sono importanti? Perché tutte le operazioni che potete utilizzare in JavaScript, tutto, nella documentazione, è specifico sui tipi, nel senso, quando voi incontrate la documentazione di un operatore, per esempio del più, c'è scritto che si comporta in un determinato modo sulla base del tipo degli operandi, esclusivamente questo, né più né meno. Ad esempio, nella documentazione c'è scritto: se sull'operatore più a sinistra ti trovi un numero e a destra un numero, allora restituisci la somma del numero. Quindi qua abbiamo due. Nella stessa documentazione c'è scritto: guarda, se a sinistra ti trovi un numero e a destra una stringa, allora mi restituisci la somma dei due diciamo dei due valori come se fossero delle stringhe. Ovvero l'algoritmo è perfetto, a destra c'è una stringa, allora la parte a sinistra voglio farla diventare una stringa. Quindi lui quello che fa è console.log questo. E poi la terza parte dell'algoritmo è: ok, se ti trovi durante un'operazione con segno più a sinistra una stringa, a destra una stringa, allora unisci. E quindi quello che va a fare alla fine è: ciao. Questa roba qua c'è scritta nella documentazione esattamente così. Adesso vi annoio un secondo, perché molte persone non ci credono, ma c'è scritto proprio questo. Adesso andiamo ad aprirla, per esempio, class operator. Vediamo se lo trovo. Ci mette semplicemente tantissimo. Così. Scusate, so che è noioso, ma mi piacerebbe farlo veramente vedere. Posso fare così? No. Siete fortunati, no? Anzi, forse sfortunati, non lo so. Non la riesco a trovare. Però in questa documentazione, vediamo un po' cosa addisce. Ah, eccolo qua. E qui c'è scritto esattamente come funziona, e in queste informazioni qui, se poi voi andate a leggere, c'è scritto se il tipo, vedete, di L e R' sono per sinistra e destra, diciamo, se il tipo di sinistra è una stringa e il tipo di destra è una stringa, allora il tipo di sinistra devi farlo diventare una stringa con questa operazione. Se non ce la fai, è un errore. Poi il tipo di destra devi farlo diventare una stringa. Se non ce la fai, è un errore. E poi ritorna la stringa, che è il risultato della concatenazione del sinistro e del destro.
Questa roba sembra complicatissima, e letta qui è complicatissima, per questo in realtà preferiamo tutte le documentazioni di Mozilla, però è giusto per farvi vedere che non c'è nessuna scienza speciale dietro questo, c'è proprio qualcuno che ha spiegato a JavaScript come si deve comportare nel caso che. E andiamo per esempio a vedere il caso del meno. E abbiamo 1 meno 1 fa 0, perfetto. Ma 1 meno ciao fa none. Perché? Perché da qualche parte qui ci dice guarda che se da una parte c'è a sinistra un numero, dall'altra c'è una stringa, e mi dispiace, devi semplicemente ritornare not a number, come ci ha detto Emilio. Vi sto dicendo queste cose perché molto spesso nel JavaScript, diciamo, si prende un po' in giro, si dice con un linguaggio stupido, perché ma perché uno più ciao fa uno ciao e uno meno ciao da not number? È perché così è scritto nella documentazione, né più né meno. Probabilmente la logica di chi ha scritto questa documentazione è la seguente: se io faccio uno più ciao, è plausibile che io voglia vedere poi alla fine la somma delle lettere, ma uno meno ciao come vado a interpretarla? Nel senso, anche volendo interpretare qui la volontà del programmatore, che vado a fare? Non lo so, quindi facciamo prima che sia un anno. E niente, questo è il motivo per il quale è importante conoscere i tipi. Proprio perché i tipi determinano il comportamento degli operatori. Ogni volta che JavaScript si trova dei tipi che lui non riesce a gestire in quel contesto, lui prova a trasformarli in un altro contesto, ovvero nel contesto del, diciamo, nel tipo di cui ha bisogno. Quindi, sempre qui, faccio vedere, abbiamo visto che 1 più ciao, questo è importantissimo, fa 1 ciao. Perché? Perché se io vado a fare string di 1, convertire una stringa, qui vedo il risultato da 1. E allora la somma è 1 ciao. Perché è quello che accade, quello che c'è scritto nella documentazione. Perfetto. E se provo a fare questa cosa con un array, qui che cosa mi dirà? Salvo. Mi dà soltanto ciao. E la domanda potrebbe essere: scusa, perché ti dà ciao e non ti dà, per esempio, qualcosa come questa? Beh, un semplice motivo. Come abbiamo detto, l'algoritmo è provare a trasformare la parte a sinistra in una stringa e un array trasformato in una stringa è semplicemente una roba vuota, non è niente. E quindi questo qui, secondo l'algoritmo, trasformato in una stringa è niente. Niente, più ciao facciamo. Cioè, ma perché? Questo è complicatissimo, come facciamo a saperlo? Questa cosa è semplicemente mnemonica o da documentazione. Nella documentazione qui fantastica, da qualche parte c'è scritto che trasformare un array in una stringa deve dare un risultato vuoto. Perfetto, un oggetto. Cosa curiosissima. Se io metto un oggetto qui, ci dà ciao object object. Oh mio Dio, un oggetto vuoto, trasformato, messo in una somma con una stringa, è object object. Sembra assurdo. Scusate, stavo sorseggiando del caffè. Sì, sembra assurdo, però in realtà se andiamo a mettere, a convertire l'array all'interno di questa cosa che ci dà, ci trasforma la roba in stringa, andiamo a vedere che un array convertito in stringa ci dà object object. Perché? Boh, roba di JavaScript, anche questo è strano. Perché l'array vuoto è un object vuoto, invece object object è roba di JavaScript, su questo non c'è nient'altro da dire o da fare, è semplicemente come l'hanno immaginato. Evidentemente nella storia c'è la motivazione. Ascolta Raffaele, e sì. Quel string è un altro operatore praticamente? Sì, diciamo string è un oggetto di JavaScript che fa una roba, ovvero trasforma una cosa che gli passi in una stringa. È una versione semplificata della spiegazione, però per quello che ci interessa è quello che fa. Esattamente. L'ultima cosa che voglio farvi vedere è: ma se l'oggetto è object object e ciao più oggetto ci dà object object,
Allora, se mettiamo object object davanti a ciao, il risultato dovrà essere, ditemelo voi, vi do 3 secondi, sto seggendo il caffè. Object object ciao, dovrebbe essere. Benissimo, vado a salvare e ci dà esattamente questa cosa qui. Ok, non troppo spettacolare, però è quello che è. E sì, questo è un po' giocare con i tipi e giocare con la coercion. In questo caso l'abbiamo già fatto, la portiamo su. Quindi, per riassumere, voi avete una serie di operazioni. Le operazioni, perché abbiamo invertito semplicemente noi qui dentro i due elementi. Noi abbiamo una serie di operazioni. Le operazioni vengono fatte su variabili o su valori. Se su variabili, semplicemente variabili poi vengono trasformate in valori. Se sono espressioni, vengono risolte e trasformate in valori. E niente, dopodiché l'operatore fa quello che c'è scritto nelle istruzioni. Se non lo capite, non funziona o fa quello che vi aspettate, non perdete tempo, andate sulla documentazione perché c'è scritto tutto quanto. E non è logico, perché uno più ciao fa uno ciao, non è logico, sono una roba di conoscenza. Qui possiamo procedere e possiamo dire, bene, ma allora se abbiamo ciao più fu e fu è uguale a sos, allora il risultato è ciao sos. Benissimo. E se qui io ho un'altra roba così, che succede? Succede che, come vi ho detto, qui abbiamo tante expression. Abbiamo questa, abbiamo questa, abbiamo questa, abbiamo questa. Il suo algoritmo è ciao, adesso ve lo scrivo male, solo per capire, ciao più sos più 1, poi abbiamo ciao più sos 1 e poi abbiamo ciao sos 1. Questo è esattamente come procede lui. E tutto qui. E se questo invece fosse un numero, che succederebbe? Succederebbe che abbiamo ciao 3, perché come al solito lui prima fa questa roba, la trasforma in 3, poi dato che c'è un più e a sinistra c'è una stringa, allora prova a far diventare anche la parte a destra una stringa, e quindi stringa 3, e quindi ciao 3. E questo è esattamente l'algoritmo con cui JavaScript procede, le domande che si fa e il modo in cui agisce, il modo che c'è scritto nella documentazione. Detto questo, possiamo passare agli operatori logici, che sono la stessa cosa. E andiamo qua e diciamo perfetto, console log. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire ovvero ci dice se la parte a sinistra qui, e la parte a sinistra e la parte a destra sono entrambi, lui dice truthy, veritieri, allora ci restituisce true, altrimenti ci restituisce false, banalmente. Ok, andiamo a vedere. A sinistra mettiamo true, a destra mettiamo true, perfetto. A sinistra true, a destra false, ci dà false. Se a sinistra abbiamo false e a destra true, ci dà false. Ok, funziona come ce l'aspettiamo. Ma questo è solo contro il false. E che succede se ci metto un numero? Ok, 1 e true è true. E noi diremo, ok, ma e allora che significa? Perché sta facendo questa cosa? Nella documentazione c'è scritto, se siamo in un contesto di un operatore logico AND, questo si chiama AND, e uno dei due o entrambi non sono dei valori boolean, quindi lui fa type of è boolean, ok, type of, esatto, perché uno è true, perché lui prova a dire, dato che a sinistra non è boolean, ovvero il type of di questo è number, allora lui dice, fermi tutti,
devo applicare il mio algoritmo. Qual è il mio algoritmo? Il mio algoritmo è che devo trasformare, possiamo fare console log, devo trasformare il mio 1 in boolean. E 1 in boolean, il JavaScript lo considera true. Perché? Perché andate a leggere qua, cercate boolean, andate a vedere boolean cosa dice, e boolean vi spiega che se è un numero, allora è true. Se è un numero negativo, possiamo fare qui, per esempio. Allora, se uno è true, se è un numero negativo, è true. Se è 0, è false. Ok, quindi se 1 è true, se meno 1 è true, se 0 è false. E potremmo continuare così all'infinito per fare tutte le nostre prove. E null? Null è false. Ok. E undefined? Undefined è false. E un oggetto vuoto? Un oggetto vuoto è false. E un oggetto pieno? È anche false. Ok. È anche false perché si è dimenticato di come incollare. Dovrei forse bere il caffè. Ora tornano i conti. Sono true, entrambi, anche se è vuoto. Andiamo a vedere il caso dell'array, che è interessantissimo. Un array vuoto. E un array pieno. Non è facile scrivere e parlare allo stesso tempo. Eccoci. Un array vuoto è anche true, e un array pieno è anche true. Questa tabella qui è una tabella che potete scrivere da qualche parte, perché è semplicemente così. E quindi, ora che abbiamo questa bellissima informazione, cioè andiamo un attimo a mettere da parte. Ma come mai lo devi ripetere? Cioè devi scrivere necessariamente 1, poi boolean 1? Semplicemente per avere qui nel console log il valore che gli passo e poi il valore. Così abbiamo una sorta di tabella, esclusivamente per leggerlo meglio. Altrimenti avremo solo un elenco di true e false e non sapremo a cosa corrisponde. Semplicemente per questo. E ora che abbiamo questa bellissima informazione, questa tabella qui a destra, vediamo che 1 e and true ci dà true, ok, ma 0 ci dà false, ok, e un array vuoto ci dà true, perché è true, e an undefined undefined, sembra un po' bizzarro, ma ok. E null? Sembra un po' bizzarra questa cosa. Fantastico, quindi se faccio così. Ok. Vabbè, questo lo skippiamo. Ho scoperto un'altra roba del confronto all'interno poi del console log. E questa tabella può essere anche usata per comparare i valori tra di loro. Quindi possiamo anche fare un array e una stringa. Ci dà. Togliere questa roba qua, togliere questa roba qui, anche questo, buttarlo e ritorniamo. Ok, perfetto. Abbiamo visto appunto un array e una stringa. Adesso io li sto mettendo qui in questo modo perché
altrimenti non vengono eseguiti come comparazione. Praticamente lui si ferma alla variabile iniziale, però è come se stessimo facendo il nostro confronto. E questa roba che vi sto facendo vedere, questo modo di comparare, non serve altro che a dire se appunto ho i due valori veri è vero, se ce l'ho falsi è falso, e poi lo nostro vero è falso, ci vediamo altra roba. Questa roba può essere anche concatenata, diciamo, quindi voi potete andare anche così, 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 per esempio, e vedere che succede. E che fa JavaScript? JavaScript, come al solito, parte da sinistra e inizia a fare tutti i suoi, cioè calcoletti, inizia a risolvere, inizia a fare, ok, questo è true, ok, lo tolgo e questo diventa true. Poi questi due cosa sono? Anche questi due sono true, poi rimangono gli ultimi due che sono ovviamente anche true e quindi si distribuisce come true. Questo semplicemente per dirvi che qualsiasi cosa concatenata o complessa in JavaScript, voi dovete immaginare che non c'è scritto dentro la documentazione, ma se ho 150 end insieme cosa devo fare? C'è semplicemente scritto, se ho 100 operatori, parto da un operatore in base a una tabella di precedenza e inizio a risolverli. Questa è la tabella delle precedenze. Ogni operatore ha un numero di precedenza. JavaScript si prende i vostri statement, li divide con le vostre parentesi, tutto quanto, e poi inizia in base alla precedenza, inizia a fare i suoi calcoletti. Se un end è tra parentesi, prima quella e dopo sì. Esatto, esattamente. Esattamente così. Niente, vedete per esempio che il grouping, cioè le parentesi, ha la massima precedenza, che è il motivo per il quale se voi fate 10 più 1 più 2, ovviamente la precedenza qui non ha nessun senso, però ad ogni modo, cosa fa qui per primo? Fa l'operatore grouping, che è la parentesi, quindi andrà a fare prima questa e poi andrà a risolvere interno, perché il più sta da qualche parte in fondo, che adesso non trovo, non voglio farvi vedere tanto qui, ma sta qui. E come fa l'operazione quella per vedere appunto se i due valori sono giusti, se i tipi sono giusti, quello che devo fare per prima? Qua c'è la direzione, ovvero da destra a sinistra. Quindi voi sapete che il più parte da sinistra a destra. Sapete che quest'altro parte da destra a sinistra. Questo non c'è nessun bisogno della direzione perché tanto è uno statement al suo interno. È utile questa roba? Beh, secondo me ogni tanto sapere che esiste e sapere che JavaScript appunto non è magia ma segue semplicemente delle regole ben precise, secondo me è molto comodo per farsi un'idea. E secondo me è una delle cose che diciamo rende meno confusi. Ovvero quando uno si chiede ma perché succede questo, anche se uno non lo sa, dice beh, succede questo evidentemente perché da qualche parte c'è un ordine, c'è una regola che dice fai in questo modo. E continuiamo a rivedere adesso anche oggetti array, classi e prototype. Anzi, cicli. Ci siete? Pesante, noioso, comodo? Vi state perdendo, vi state trovando, non so, qualsiasi. Qualsiasi cosa vogliate dirmi. Perfetto. Come? Un sorso di caffè e continuiamo. Allora, cicli. If un ciclo. Perché un if si scrive così? Perché non vi faccio rivedere la nuovissima documentazione. Perché la documentazione dice questo? La documentazione dice che questo è obbligatorio, e poi a mo' della documentazione, come fa la documentazione in modo molto bello, nella descrizione ci mette le parentesi quadri per dire e potresti anche usare quest'altra sintassi se vuoi, ovvero l'else. E poi ci dice e potresti usare se vuoi anche else if.
Adesso non è una sintassi che potete usare nel codice, perché si è sbagliato, si fa in questo modo, però nella sintassi di, per esempio, trovate su Mozilla, le cose facoltative sono raggruppate dalla parentesi quadra. E qui c'è scritto condition. Che significa condition? Significa che lui, quello che mettete qui dentro, prova a elaborarlo, dopodiché se true entra, se è false, skippa, semplicemente. Che vuol dire skippa? Vuol dire che se non c'è niente, semplicemente esce. Se c'è un else if, va qui a fare il suo i suoi calcoli. Se c'è un else, entra assolutamente qui dentro. Se è true invece, entra nel primo e gli altri li abbandona, proprio non ci entra. Quindi abbiamo visto che qua dentro, ci mettiamo console.log, invece il nostro else. Questo, scusate, non è cicli, ma è la condizione. Decisione, diciamolo. E poi abbiamo. Ok, perfetto, siamo qua dentro, vero? Ok, è true. Falso. Oh, è true. È true lo stesso perché prima ho scritto falso. È falso. Perfetto. E uno? Vi ricordate uno trasformato in booleano? Che cos'è? È true o false? Risposte. Perfetto, e quindi 1 è true. E 0 è false. E meno 1 true. E un array vuoto true. E una stringa vuota false. Questo è un modo, per esempio, per decidere se entrare o no. Per esempio, abbiamo. Eh sì. Esatto, te lo aspetti perché lui anche il numero negativo nel true and false, lui dice che non, nella documentazione c'è scritto e se è negativo trasformalo in positivo. Certo, è una roba strana, una roba controintuitiva, però tant'è. Allora, per esempio, qui abbiamo, quindi facciamo esempio di vita reale, un array. Array vuoto, noi abbiamo visto che array.length ci dà la lunghezza. E io, guarda, tu dici, ma è vuoto perché è come se non ci fosse nulla, e io non lo interpreterei così, io interpreterei perché è come se nella documentazione c'è scritto una stringa vuota ci dà null, ci dà false. Dici, vabbè, ma diciamo, è un po' stupida come spiegazione, però in realtà. Secondo me, nella mia esperienza di JavaScript, è molto meglio non fare astrazioni, perché astrazioni poi conducono a avere aspettative sbagliate e magari a immaginare che allora, tutto ciò che è vuoto sarà false. E invece no, invece una stringa vuota è così, ma un array vuoto no. E quindi, come vediamo, il concetto del vuoto non è un concetto che esiste in JavaScript. Esatto. Quindi vediamo che array length è 0. Abbiamo visto che 0 è false e quindi possiamo fare questa roba e vediamo che, per esempio, se un array è vuoto è false. E se invece c'è un elemento è true. Ma abbiamo un modo per sapere se l'array, per esempio, è pieno. O è vuoto. Fantastico. È pieno. Così. È vuoto. Tanto per farvi divertire, non c'è bisogno di creare una scatola. Si può anche semplicemente fare in questo modo. In linea. Questo è un array che ha il suo metodo length. E questo modo è pieno. Semplicemente. Perfetto, abbiamo pieno e vuoto dell'array, abbiamo questa condizione if.
qui all'interno possiamo usare tutti gli operatori che vogliamo. Cosa succede? Succede che prima fa 1 più 2, 3 e poi 3 per la regola del true o false è true. Insieme a questo possiamo anche usare gli altri operatori. E quindi abbiamo se a sinistra, a destra è true, allora ci entra. Se uno dei due non è true, allora non ci entra. Per esempio false, per esempio così. Poi abbiamo l'operatore OR, per esempio, che si fa con il pipe. Se uno dei due è true, allora entra. E quindi qui abbiamo il pie. Qui abbiamo ancora il pie. Se è 0 è 0, per esempio è vuoto. E se abbiamo oppure false, oppure stringa vuota, oppure per favore 1, è pieno. Perché? Questo è uno dei due true? Sì, uno lo è. Ok, allora è true. E poi ci fa, è fa tra, falso è true? Uno dei due è true? Sì, quello a destra. Perfetto. E non posso fare questa roba qui. A sinistra c'è un numero, scusami. Quindi devo trasformarlo in un booleano. Il booleano è false. Ok, uno dei due è true? Sì, quello a destra. Ok, se è true lo vado avanti. Ciao Cecilia. E questo è il concetto delle decisioni e di come possiamo utilizzare le nostre decisioni all'interno delle parentesi. Quindi if. Else if, non vado a specificarvelo perché è lo stesso concetto, no? Nel senso qui ci possono mettere altre condizioni e non c'è nessuna differenza. E come abbiamo visto poi c'è l'ultima opzione che è else ed è quella che viene eseguita nel caso in cui prima non fosse vero. Se una di quelle precedenti è vera, allora non entra lì dentro. Di else if se ne possono avere infiniti. E perfetto, questo è per quanto riguarda le decisioni. E ora abbiamo i cicli, nel senso sappiamo decidere. Si può... Ah sì, certo, scusate, non vi ho fatto vedere questo. Ma è true. E questo ci dà false. Solo una piccola nota, io vi ho fatto vedere questa cosa di string, per esempio, e di boolean, e di... ce ne sono tanti, insomma, e number, via dicendo, è all'80% affidabile. E in realtà, per averlo al 100% affidabile, il contenuto all'interno di questi oggetti dovreste trasformarlo in così si può fare in una stringa JSON, una cosa un po' complicata. E beh, adesso non provo a far vedere, se no vi confondo. Semplicemente ricordatevi che questo modo per fare le prove è all'80-85% affidabile, ma non 100% affidabile. La documentazione è al 100% affidabile. Potrei usare meno 0? Sì. Il meno 0 nella documentazione è segnato un sacco di volte, in questi casi, ecco per esempio qui, perché è spesso trattato come una eccezione. E niente, voi direte perché ci sta il meno 0? Per esempio, meno 0 è uguale a 0? Sì, bellissima questa cosa, no? E meno 1 è uguale a 1? No. cosa buffa del JavaScript, anche questa potrebbe essere considerata cosa buffa. E il boolean del meno 0 è sempre false, perché abbiamo detto che se incontra un numero negativo lo trasforma automaticamente in positivo. Voi vi chiederete perché c'è il meno 0? Per mille motivi. Per esempio, che matematicamente può sembrare una stupidaggine, però voi immaginate che state programmando un gioco, per esempio è una macchina ha un'accelerazione, quindi va a velocità 1, velocità più 1 per esempio, e velocità più 1 o più 10 significa che sta correndo in avanti.
poi magari fa inversione, torna indietro o alla retromarcia, e se fa retromarcia e corre, magari va a velocità meno 5, poi magari inchioda e vi trovate voi meno 0. Matematicamente non ha senso, però magari voi con questa informazione del meno 0 vi sapete che sta ferma, però vi ricordate che stava andando retromarcia, per esempio. E se invece è più 0, sapete che ha frenato, è immobile, però ha frenato mentre stava andando in avanti. Questo potrebbe essere una delle applicazioni pratiche del meno 0 e del più 0, per esempio. Sono informazioni che avete, poi decidete voi come trattarle in qualsiasi contesto. E abbiamo i cicli, cerchiamo di concludere in 10 minuti e poi fare l'esercizio pratico, rispondere alle domande. Parliamo dei cicli, abbiamo visto che abbiamo il ciclo for, per esempio, e ci siamo raccontati che il ciclo for accetta un contatore, poi accetta una condizione, e ora sapete benissimo che cos'è una condizione, ovvero una roba che viene eseguita e poi fa 0, 1, 2, scusate, true, false, dicendo, per esempio, e poi c'è una roba che lui fa a ogni fine ciclo, che è, per esempio, contatore più più. Possiamo loggarlo. Ciao. E poi il contatore. E andiamo a vedere che c'è. Io ho dichiarato. Ecco che va da 0 a 1. È interessante. Perché questa roba non si muove? Perché non succede niente qui dentro? Questo possiamo studiarlo insieme. E metto un attimo tra un errore, ma un errore interessante. Un attimo tra commenti e andiamo a vederli. Allora, abbiamo detto che abbiamo var contatore. Andiamo a fare un console log del contatore. E vediamo che abbiamo undefined. Ok, ci stiamo. Quanto fa? Esatto, Leo. Cos'è contatore minore di 10? Quindi undefined meno 10, sì, ancora meno, minore di 10, è false. Perché anche questo fa parte delle specifiche di JavaScript. Una cosa che possiamo provare a fare è questa cosa qui. Vediamo che boolean di undefined è false, e quindi ci troviamo a avere false minore di 10, boolean number di undefined è not a number, e not a number minore di 10 è semplicemente, ci si dice condizione falsa perché non sa fare. Cosa ho fatto qui? Ho fatto quello che sarebbe successo qui, ovvero lui va nella condizione, si trova una variabile minore di 10, cosa dentro la variabile undefined, scusate, undefined minore di 10, non so farlo, provo a trasformarlo in un numero, per esempio. Allora, cos'è? Come trasformo undefined in numero? Secondo la documentazione, not a number. Cosa fa not number minore di 10? E nella documentazione c'è scritto, se uno dei due non è un numero, ah, mi dispiace, ci ritorna false. Ed ecco perché qui dentro ritorna false. Ed ecco perché qui dentro non c'entra mai, perché la condizione è già falsa in partenza. Questo è quello che accade. Spero vi interessi, che vi faccio una volta la storiella del cosa accade. Sembra un po' sempliciotta come cosa, però secondo me è il modo migliore per dissezionare quello che veramente avviene poi, l'estrazione di quello che avviene nel motore, e quindi può andare a capire perché certe cose succedono in un modo. Ora qui abbiamo il contatore che funziona perché non è più undefined, ma gli diamo un valore che lui può utilizzare e si fa i suoi punti. Abbiamo mille modi per giocare qui dentro con il nostro codice, possiamo scrivere quello che vogliamo, possiamo fare anche aumentare il contatore un'altra volta e qui all'interno, oppure possiamo farlo loggare, se no non vediamo niente. Ed ecco che giustamente una volta aumenta qui dentro, una volta aumenta qui dentro, ed ecco che appare la metà delle volte.
e possiamo fare tutto quello che vogliamo. Questo è un modo per usare i cicli con un contatore, con una lunghezza. Però abbiamo visto che se ci troviamo un array di qualche cosa, e array ci mettiamo A, B e C, abbiamo in qualche modo usato questo contatore giocando con l'array, semplicemente perché sappiamo che l'array è una roba un sacco interessante che si chiama lunghezza, e quindi sappiamo che possiamo incrementare il nostro contatore fino a che non raggiunge la dimensione della lunghezza. Sappiamo che con l'array si può accedere magicamente a un indice, e si può accedere con un indice ai valori, e quindi abbiamo visto che possiamo sfruttare questa roba del contatore, e possiamo qui appunto andare a loggare i vari risultati. È un buon modo? È un modo per usare il ciclo for. Però abbiamo visto anche che esiste un'altra roba, che è, per esempio, vado a creare un elemento per ogni elemento dell'array. Perché si scrive così? Perché la documentazione ce lo dice. Che cosa fa? Cicla gli elementi dell'array uno per uno, e ogni volta qui dentro ci schiaffa il valore dell'elemento. Se vado poi a fare un console log anche all'esterno dell'elemento, vediamo che non funziona. Se qua ci metto var, andiamo a vedere che è il valore dell'ultimo elemento. Questo per la differenza tra var e let che ci siamo detti prima, ovvero let vive semplicemente all'interno di uno scope, let si vive all'interno di uno scope, mentre var in qualche modo riesce a sopravvivere anche a determinati scope. E quindi questo qui non riesce ad avere accesso alla let elemento, è perché lo facciamo due volte. Facciamo qui la domanda perché ci sono due C, no? Perché abbiamo A, B e C, quindi lui fa una volta A, una volta B, una volta C. Poi quando viene qui prova ad accedere a elem, e elem nell'ultimo giro era C, e quindi ecco che ci dà l'ultimo elemento. Se l'ultimo elemento lo abbiamo D, ci dà 2D alla fine. Ma se qui non lo niente, ci dà D. Se invece però ci metto un let, lui impazzisce perché dice: mi dispiace, al di fuori di questo scopo io quella variabile me la sono proprio persa, l'ho distrutta, non ne voglio più avere a che fare. Poi abbiamo un ultimo modo che possiamo vedere per fare i nostri bei cicli, e questa è una roba che non finisce più fino a che la condizione è qui, questa condizione, scusate, non è, è rispettata. Quindi ci dice, fino a che questa roba è true, io continuo. Quindi si può fare questa roba qui, e poi scrivere qui con solo ciao, io adesso non salvo. Lui per sempre, fino a che non andrò a bloccare il programma, farà console log, perché true sarà per sempre true. Però in realtà noi possiamo mettere una condizione che poi proviamo a invalidare al nostro interno. Quindi creiamo, per esempio, il contatore uguale a 10, poi diciamo fino a che k, per esempio, è maggiore o uguale a 0, e continua a fare questa roba qui, e noi l'interno lo vogliamo loggare. Se salvassi adesso sarebbe eterna questa roba, perché k sarà sempre maggiore o uguale a 0, ma noi dopo ogni log andiamo a togliere un 1 a k, ed ecco che quindi k ogni giro perde qualcosa, alla fine nell'ultimo giro questa condizione è false, e quindi finisce qua. Per usare i nostri giochi simpaticissimi, dato che abbiamo visto che una stringa piena è true, è truthy, per esempio as does, e una stringa vuota è false, noi possiamo dirgli, fino a che questa cosa è truthy continua, e per invalidarla, per esempio, per invalidarla, possiamo dirgli che questa stringa è vuota. E abbiamo visto una stringa vuota è false, e quindi ecco che succede soltanto una volta, per esempio, perché questa collezione improvvisamente diventa false. E diventa falsa semplicemente perché abbiamo visto che è una stringa vuota. E,
E niente, è uno dei modi che abbiamo per invalidare qualcosa, non soltanto minore e maggiore, ma possiamo usare tutta la nostra conoscenza che abbiamo creato intorno al true or false. E banalmente, scusate, cioè, l'esempio più semplice del mondo sono di entra contro e poi esce false, e fa soltanto una volta. E ok, e un ultimo operatore che vorrei vedere con voi che non vi ho detto è il punto esclamativo. Il punto esclamativo fa due cose: fa una vuole alla sua destra un valore o true o false e restituisce il suo contrario. Se alla sua destra non si trova né true né false, allora fa una coercion. Stessa cosa che abbiamo detto. Quindi console log di true, del suo contrario è false. Il contrario di false è true. Il contrario di 1 è false. Oh mio Dio, perché il contrario di 1 è false? Non voglio rifarvi la storiella, rifarvi con la storiella, ma sempre, perché andiamo a vedere che il boolean di 1 è true e quindi il suo contrario è false. E domanda per il pubblico: cosa restituisce questo? Scorre. Esatto, perché il boolean di questo è false e il suo contrario è true. E questa roba qui, tutta questa roba qui è coercion, cioè ogni volta che voi non fate una conversione di tipo esplicita, ma la fate implicita, lui la chiama coercizione. Quindi in questo caso lui, senza il vostro permesso, tra virgolette, trasforma la stringa in un boolean e poi fa la sua operazione. E molti vi diranno che la coercion implicita è qualcosa di sbagliato. In realtà di sbagliato c'è semplicemente non sapere come funziona JavaScript e quindi avere aspettative diverse da quello che poi JavaScript può realmente fare. Se voi conoscete gli strumenti, non c'è nessun problema a utilizzare tutto ciò che c'è di implicito o esplicito. L'importante è che non vi affidate semplicemente alla vostra logica, ma alla documentazione. Non c'è nessuna differenza tra 1 e 2, è semplicemente risultato due volte. Quindi false sono tre statement, no? Primo statement genera un false, secondo statement è il contrario di false è true, e il terzo statement, scusate, terza espressione, è il contrario di true è false. Potete farlo anche mille volte. E perché si usa ogni tanto il doppio? Perché magari voi volete fare una coercion, volete fare una coercion di un valore, però non volete fare una coercion del suo inverso, volete fare una coercion booleana del valore che avete. E quindi una volta per imporgli una coercion implicita a valore booleano e un'altra volta per sapere però qual è il valore suo, non il suo contrario. Quindi se io qui ho una stringa, ho due modi per sapere se è true o false. Un modo è fare questa roba qui, ok, è false, ma se non volete fare questa roba qui, potete fare questa roba qui. Perché in questo modo avete lo stesso risultato, cioè è false. Se l'aveste fatto una volta solo vi avrebbe dato true, però magari voi volevate la sua conversione booleana. Questa cosa si chiama coercizione implicita di un valore al suo booleano. E domande? Volete fermarvi? Volete fare una cosa pratica? O volete continuare con oggetti? Classi lo skipperei e prototype. Funzioni, anzi. Dimenticato le funzioni. Ditemi voi in chat o in microfono se volete procedere con, io direi, funzioni e prototype.
Ok, continuiamo con il ripasso. Continuiamo il ripasso. Perfetto, totale fiducia. Funzioni. Funzioni sono in JavaScript dei first class citizen, ovvero sono degli, diciamo, delle robe che possono essere sia assegnate che passate. E si possono anche passare a se stesso, cioè sono delle robe che possono essere utilizzate in qualsiasi modo. Sì, perfetto, ho visto la chat. Cos'è una funzione? Una funzione è questa roba qua. Come si definisce una funzione? Si definisce la funzione si definisce da intanto si dichiara, diciamo, con è uno dei modi con la parola funzione, poi un nome qui se volete fu, poi c'è una cosa che si determina tra i due parentesi che è la lista dei parametri che si possono passare. E poi ci sono le parentesi graffe. Parentesi graffe indicano il blocco di codice da eseguire nel momento in cui andiamo a chiamare quella funzione. Questo è il motivo per il quale, se io qui scrivo ciao e farò fare chiamare foo, ci siamo persi nel frattempo il terminale. No, non questo. Stava andando così bene. Questo a sinistra. Ho sbagliato tutto. Allora, capiamoci. Il panel lo vogliamo a destra. Esatto. E invece l'altra roba, questa roba qui, no, vabbè, per adesso lasciamo qui, è più complicato immaginarci ora, diciamo. Allora, ma non la si può lasciare, sì. Ah, si sentono? Okay. Sono nel cortile. Fantastico, da questa idea di condominio. Fantastico. Vi dà fastidio? Se vi dà fastidio chiudo la finestra. Ok, perfetto. Allora, abbiamo seguito la funzione, abbiamo quello che c'è all'interno della funzione. Adesso vi racconto una cosa. Vi racconto intanto il type of fu funzione, benissimo, anche se funzione è un oggetto speciale, ci dice funzione, e poi voglio far vedere cos'è il boolean di una funzione piena. Ok, giusto per capire quello che abbiamo. Giocate con la roba, per esempio, la cosa con cui giocare è sommare una funzione a un intero, carino, viene proprio il codice della funzione e poi l'intero. E notate bene che la sto chiamando come con il suo riferimento e non la sto eseguendo, altrimenti ci sarebbero altri risultati. Perfetto. La funzione, vi do questa notizia, è un oggetto molto speciale. È un oggetto, è come se io avessi, per esempio, qui, la funzione. È come se c'è un oggetto, adesso non vi scrivo come è scritto realmente, ma giusto per darvi un'idea, è come se avesse, gli argomenti, e se questi argomenti fossero un array, per esempio, che è tutta la roba che noi gli passiamo qui, e poi è come se avesse un altro posto che è roba da eseguire. Roba da eseguire. E qui avesse
il blocco di codice, quindi per esempio console log, ciao. Non è fatta così, non si può fare questa roba qui, sto solo dicendo che immaginate che la funzione è una sorta di oggetto molto speciale perché è lo stesso engine del JavaScript che la costruisce, quindi comunque lui la tratta in un modo speciale, la genera in un modo speciale, esatto, però al suo interno è come se fosse un oggetto che ha da una parte degli argomenti, dall'altra parte ha la roba da eseguire. E abbiamo anche visto che questo modo di scrivere una funzione non è nient'altro che questa roba qui, in realtà. E la funzione, abbiamo detto che è un first class citizen, quindi si può utilizzare, può essere assegnato come se fosse un valore, può essere richiamato, può essere passato a se stesso. Mentre parentesi, la funzione cosa si posso mettere? All'interno delle parentesi tu ci puoi mettere i parametri. Cosa sono i parametri? E è il nostro modo per dare un input alla funzione. E praticamente è come se qui noi andremo... No, abbiamo fatto anche il gioco della somma. E rifacciamo il gioco della somma. Andiamo a sommare A e B. E sono due parametri dinamici. E è come se noi all'interno, grazie a questa dicitura, creiamo la scatola A e ci mettiamo dentro il primo parametro. E poi lui, come se andasse a creare il P, e ci mettiamo dentro il secondo parametro. Dopodiché tu puoi fare console log di A più B, ed è qui hai. Se noi qui avessimo 1 e 2, ci darebbe 3. Tutto chiaro fino a qui di come funziona il passare le cose? Un rapido feedback. Se è chiara questa parte. Perfetto. Ottimo. Bene, abbiamo la funzione, creiamo qui le scatole all'interno, possiamo crearne infinite. Non specifichiamo nessun tipo perché stiamo creando soltanto le scatole, abbiamo detto, non i valori. Abbiamo visto che possiamo definire un valore standard, cioè nel caso in cui la prima non fosse passata, allora mettici questo valore, e il valore standard può essere qualsiasi valore, anche questo abbiamo visto. E quindi andiamo a creare le scatole che poi andiamo a utilizzare all'interno. Qui andiamo a chiamare la funzione riempiendo quelle scatole. Non è necessario, possiamo anche non metterne nessuno. Poi abbiamo visto che la funzione può avere un nome, può essere unnamed, oppure può avere un nome. Se usiamo questa sintassi, la funzione ha già un nome, ovvero foo. Se usiamo l'altra sintassi, dobbiamo darglielo nome, noi, possiamo dargli lo stesso nome, possiamo chiamarla foo, per esempio, lo stesso nome, o possiamo chiamarla var, cioè alcuna differenza. Perché diamo un nome alle funzioni? Da una parte per chiamarle, però in questo caso per esempio abbiamo già foo, abbiamo bisogno di dare un altro nome, e dall'altro perché quando poi ci succede qualcosa, un bug si rompe, il nostro engine di JavaScript forse a volte è in grado di suggerirci quale funzione si sia rotta, e se non ha un nome ti dice funzione sconosciuta, se invece ha un nome ti dice guarda la funzione bar, e quindi tu puoi andarla a riprendere. Sempre utilizzando i concetti che abbiamo usato fino adesso, davvero non aggiungendo niente, noi possiamo giocare con le funzioni come ci pare. Quindi abbiamo detto che possiamo creare A, fare il console log di A e ci dà 1. Possiamo passare un array, 1, 2, 3, e qui all'interno possiamo prendere... Scusate, voglio spingere. Il secondo elemento e ci dà 3 perché è 0, 1, 2, no? 0, 0, 1, 2. Possiamo a nostra volta passare delle funzioni. Tipo, guardate, io prendo console log, cosa fantastica. Non lo chiamo come facciamo di solito, ma lo passo.
qui crea una scatola che si chiama log e poi vado a creare assurdo e guardate, vado a chiamare la funzione foo, gli passo console log, la funzione bar crea la scatola log, all'interno ci mette console log che è una funzione e io posso chiamarla all'interno della mia funzione, posso passargli il valore come facevamo prima ed eccolo qui. Quindi volendo, per stare comodi, noi possiamo andare all'inizio del nostro file, creare la variabile log, per esempio, possiamo log, dobbiamo passare in niente, possiamo creare il nostro console log, qui possiamo mettergli, che ne so, il valore A, possiamo mettere A, e qui all'interno del nostro codice possiamo semplicemente log. Ciao, ecco che log facciamo. Abbiamo fatto questa roba. È utile? No, non è assolutamente utile, però è un modo per giocare con le funzioni e per farvi vedere che le funzioni si possono passare assolutamente come se fosse una variabile. Quindi se io qui ho la variabile, anzi, diciamo proprio la funzione. Log A si chiama console log A per esempio e poi ho la funzione log B si chiama console log B e poi la funzione log A e B e qui facciamo passare la funzione 1, qui la funzione 2, creiamo queste scatole, e poi andiamo a fare funzione 1, eseguiti, funzione 2, eseguiti. Facciamo log A e B. Come primo valore da mettere nella scatola 1, gli mettiamo il log A. Come secondo valore da mettere nella scatola 2, passiamo log B. E andiamo a vedere che abbiamo A e B. Ora, sappiate che ogni volta che noi creiamo una funzione in questo modo, JavaScript, per conto suo, aggiunge questo blocco di codice. Se non ci credete, potete fare la seguente cosa. Funzione foo, non fa niente. Potete fare console log di foo e ci ritorna undefined. Perché ci ritorna undefined? Perché come avete imparato precedentemente, lui entra qui dentro, la prima cosa che fa è provare a risolvere questa funzione, questa espressione. Allora, la chiama, entra qui, non trova niente, ma non è che non trova veramente niente. Trova una cosa che JavaScript ci mette di nascosto, che è questa roba. E per questo fa undefined. Se la mettiamo, se la togliamo. Ma se volessimo controllare il risultato di questa espressione, allora dovremmo mettere per esplicito un return e mettere un valore. Qualsiasi valore, come vi ho detto, non c'è nessun limite sui valori. Un numero, un oggetto, una stringa, un altro oggetto, un oggetto con dei valori, addirittura una funzione. La stampa così, non ce la vedo tutta quanta, ma ce la stampa così. E oppure che altro? Oppure uno più uno. Oppure uno and uno. No. Scusate, questo tra parentesi, neanche. Allora, questo è il modo per eseguirlo. Prenderlo per buono. Oppure, non so, cos'altro potremmo passare qui. In realtà, tutto quello che vogliamo.
No, non è necessario il console log, è soltanto per farvi vedere che questa funzione ritorni qualcosa. Perché se io vado qui a ritornare per esempio 1, qui non lo metto, lui ritorna 1 e non ce lo fa vedere tutto qui. Ma se io creo questa espressione, lui esattamente come qui fa 1 più 1, 2 e lo mette in numero. Esattamente come tutto quello che abbiamo visto, se vado a fare questa roba qui, lui entra, fa quello che c'è scritto, sostituisce alla funzione tutto quello che viene dopo return e poi lo mette dentro il numero, esattamente come 1, esattamente come stringa più stringa, e via dicendo. Ritornare a se stessa? Utilizzando quello che ci ha spiegato ieri Emilio, non è esattamente un modo per ritornare a se stessi questo, però sì, succede che ci ritorna l'oggetto generale di is. No, non possiamo accedere a fu, possiamo solo accedere così a fu ed è se stessi, possiamo eseguire due volte, o tre volte, o quattro volte. Tutto qui. Sì. Perché questa roba funziona? Perché ritorniamo sempre se stessi una funzione, e quindi lui che fa? Risolve questo, che fa fu. Risolve questo, che fa fu. Risolve questo, che fa fu. Risolve questo, che fa? È la stessa cosa, se facessi così. Questo è l'algoritmo con cui procede. E ci sarebbe tanto da dire sulle funzioni, ma non lo diciamo, secondo me non vale la pena. Ricordatevi che se io qui vado a ritornare a e vado a definire a qui dentro, ricordatevi che lui si riferisce a A che sta in questo contesto, ma dovessi io non definire A in questo contesto, allora lui cercherebbe di andare a prendersi A nell'altro contesto. In questo caso lo modifica, quindi sempre AST. Nel caso in cui vado a toglierlo, allora prende il valore originale. Questo indipendentemente da dove chiamate fu. E questa roba è chiamata closure, perché posso far vedere, per esempio, funzione b, e qui faccio fu, e vado a chiamare b, mi sono perso qualcosa, certo, non ritorno. Ok, fateci caso. Io vado a chiamare B. All'interno di B vado a chiamare fu e fu mi ritorna A. Fu, il suo A, non se lo va a cercare nel contesto in cui viene chiamato, ma lui se lo va a cercare nel contesto in cui è stato generato, o meglio, dichiarato, cioè in questo contesto qui. Per questo lui avrà sempre accesso a questo tipo di A. Questa è la buona delle spiegazioni di closure. Se io invece qui vado a chiamare, per esempio, un valore, gli facciamo accettare un valore, e ritorna A più uno spazietto più valore, vedete che abbiamo AstAstAst più un valore. Perché? Perché in questo contesto noi gli stiamo passando questa scatolina, lui se la prende e ci fa la sua roba, e viene da questo contesto qui. Ma questa A, che è al suo interno, che non è passata dall'esterno, allora lui prova ad acchiapparla dal suo contesto in cui è stata dichiarata, ovvero questo contesto qui. Non va a prenderlo qui. Se io dovessi creare qui, per esempio, A,
scusate per la poca fantasia. Guardate, A non è 1111, è astastastast. E quindi vuol dire che lui non è che da qui dentro prova a vedere nel suo contesto superiore se esiste A, ma lui ci prova nel contesto in cui è stata dichiarata. L'abilità di una funzione di ricordarsi dove è stata di ricordarsi l'accesso allo scope dove è stata dichiarata e non dove viene invocata è chiamata closure. Mancano 7 minuti e ditemi voi se volete procedere con l'ultima parte che è il prototype e, oppure se volete fermarvi e fare delle domande o andare a prendere un caffè. Per me va benissimo anche continuare con il prototype. È il momento del feedback. Ok. Per gli altri? La closure in sintesi è l'abilità della funzione di ricordarsi il contesto di accesso allo scope laddove è stata dichiarata e non dove è stata, soltanto dove è stata invocata. Quindi ovunque tu la vai a chiamare, lei si ricorda i riferimenti dove è stata dichiarata e non soltanto dove è stata invocata. Ok, per Erika è troppo tardi. Ok, dai, è per prototype, quindi ci spieghiamo su prototype. Sì, prototype, ok. Faccio una cosa terribile, ovvero una cosa che a Emilio non piace per niente, giustamente, perché sa, conosce le mie skill, provo a disegnare qui. Però per prototype davvero è troppo, troppo comodo disegnare un attimo. Allora, la prototype chain è una roba estremamente complessa, ma si può spiegare anche, esattamente, si può spiegare anche in un modo piuttosto semplice. In JavaScript abbiamo una cosa che noi possiamo chiamare oggetti, ovvero object, e abbiamo visto che gli object al loro interno hanno tutta una serie di proprietà. La proprietà 1, la proprietà 2 e via dicendo. E poi noi abbiamo visto però che questi oggetti possono essere tranquillamente dichiarati, estesi, riutilizzati, assegnati ad altri valori e via dicendo. Quindi tant'è che da qualche parte nel nostro codice esiste la madre di tutti gli array. Lo disegniamo così. Lui ha della roba qui al suo interno, per esempio una delle cose che ha è la lunghezza, poi abbiamo visto che ha pop, che è una funzione, abbiamo visto che ha push, che è una funzione, e via dicendo. E poi abbiamo visto che noi siamo in grado di generare i nostri array. Quindi possiamo fare var fu uguale array 1, 2, 3. Adesso fu, se facciamo type of, se andiamo a vedere cos'è, sappiamo che è un array. Ma che vuol dire che è un array? Vuol dire che è identico? Vuol dire che è lui? In realtà non è lui, è semplicemente una sorta di copia collegata con l'originale attraverso un elemento particolare. L'elemento particolare si chiama prototype. Ovvero, noi qui abbiamo l'array possiamo farlo così, principale, e noi andiamo
lo facciamo, faccio noi, andiamo a creare il nostro array foo secondario, così, esatto, un po' platonico, e ci mettiamo qui il nostro foo, e soltanto che questo foo non è soltanto foo, foo è se stesso, quindi il nostro array, più un collegamento al prototype dell'oggetto che abbiamo generato. Quindi, esatto, esattamente così. Esattamente. Quindi al suo. E se noi andiamo a fare la stessa cosa con foo, a creare un figlio di foo, e lo chiamiamo bar, per esempio qui, bar, avrà una parte che è bar se stesso e una parte che è il prototype di foo. Questo è il modo in cui funzionano, diciamo, un po' gli... Figlio di foo è bellissimo. E come funzionano, diciamo, la creazione di oggetti e di funzioni in JavaScript. E ognuno ha se stesso più ha una roba che si collega al prototype del suo originale. Sì, adesso facciamo più pratico, solo per rendere visivo il fatto che esiste questo tipo di collegamento. E questa cosa procede all'infinito. E andiamo a vedere, per esempio, ho preparato questo esempio qui, poi c'è un altro invece che non ho preparato, ma facciamo. Io vado a creare A e gli diamo un attributo A. E, dato che non abbiamo fantasia, lo chiamiamo semplicemente, c'è il valore e gli diamo semplicemente. Poi andiamo a creare un'altra variabile, la variabile B. La variabile B ha un attributo, per esempio, che si chiama attributo 2 e si chiama, diciamo, il suo valore è B. Poi però in più, dato che noi non abbiamo usato il sistema fighissimo di JavaScript per generare questi oggetti prendendoli dall'iperuranio, l'abbiamo fatto manualmente, quindi questa connessione con l'iperuranio la chiamiamo underscore underscore proto underscore underscore. Non è la nostra scelta, è il nome in cui il dio del JavaScript collega gli oggetti reali a quelli nell'iperuranio. E che cosa gli diamo come collegamento? Gli diamo A. Quindi diciamo, B, tu sei un oggetto indipendente, hai il tuo attributo 2, ma hai questo collegamento platonico con l'oggetto A. Poi andiamo a creare C. E C ha un suo attributo che si chiama attributo 3. È C, il suo valore, ma gli diamo come collegamento platonico B. Adesso la magia è che se noi andiamo a chiedere, secondo le vostre conoscenze, C attributo 3, che valore ha? Non salvo fino a che non mi date un valore. Il valore di at 3. C. Perfetto. Andiamo a salvare e abbiamo esattamente C. Adesso, secondo le vostre conoscenze, se io provo a chiedere a C l'attributo 1, cosa può venire fuori? A. Esatto. E perché? Forse perché è difficile a voce, cioè in chat, e forse è un po' più facile. Attributo A che... Scusami? Va a prendere il primo attributo A disponibile all'interno di quella cascata. Esatto, e non direi ereditato. Io so che è orrendo, però devo ridisegnarlo. Quello che va a fare lui
e abbiamo il A e abbiamo qui l'attributo A. Poi abbiamo B e abbiamo il suo attributo, senza che lo scrivo, e poi abbiamo il collegamento con il prototype di A. Poi abbiamo C, che ha la sua roba qui, e ha il suo collegamento con il prototype di B. Quando noi andiamo a cercare qualcosa a B e lui non la trova, se non ha un proto, allora lui dice, guarda, mi dispiace, non so chi chiede, sono soltanto un oggetto. Ma se ha quell'oggetto proto, allora lui va nel suo prototype e dice, ciao, idea di B, tu hai qualcosa qui per me? B si comporta allo stesso modo, dice, guarda, io non ce l'ho qui, però ho un proto, quindi provo a chiedere al mio ideale. Va da A, e, o meglio, al collegamento proto A, che va nell'originale e gli dice, tu hai questa roba? Se neanche A ce l'ha, A non ha un proto, quindi non ha nessuno a cui chiedere, e dice, no, errore. Se A ce l'ha, lo restituisce, e A lo ripassa qui, lo ripassa qui, lo ripassa qui, lo ripassa qui, e C risponde. E questa roba si chiama prototype chain, perché è la catena di prototype. Quando andate a creare gli oggetti, o quando andate a creare le classi, o quando andate a creare le funzioni con il costruttore, bla bla, come ha fatto vedere Emilio, via dicendo, e questo oggetto proto già esiste. E questo è il motivo per il quale noi andiamo a creare un array, il nostro array è, andiamo a creare per esempio in questo modo, A uguale così, e il nostro A, se vado a fare console A e parte, non so se posso accedere addirittura a questa roba qui. Ok, un array vuoto stesso. E quando noi andiamo a chiedergli il pop o il push, per esempio, e lui non ce l'ha lì con sé, però le ha in questo suo, all'interno di questo suo prototype, che è questo suo collegamento con l'oggetto originale, e va a utilizzarla. Crea dei collegamenti. Praticamente, ogni volta che tu crei un oggetto, lui crea un oggetto ombra, in qualche modo, che si chiama appunto proto, proprio un oggetto, e questo oggetto ombra, per dei motivi un po' complicati, quindi accontentiamoci, diciamo, della definizione, dei riferimenti, è collegato con i riferimenti a un altro oggetto proto. E questa cosa procede, può procedere, infatti c'è un limite di proto. Semplicemente quando un oggetto non ha la cosa a cui chiedi, una delle cose che fa è provare a interrogare il suo proto. Appunto. Assomiglia un po' al comportamento quando noi andiamo a nidificare una proprietà tipo in SAS, mm-hmm. che eredita la proprietà di dell'elemento che vai a collegare. Assomiglia un po' esatto, cosa. Assomiglia. Vi sconsiglio di considerarlo di immaginare come se ereditasse qualcosa, perché è chiamata la prototypal inheritance, perché in realtà non eredita. E in realtà lui semplicemente porta con sé, diciamo, l'indirizzo per poter chiedere quella roba a qualcun altro. Ma lui non ce l'ha dentro di sé. Lui dentro di sé è soltanto l'indirizzo a cui chiederla. Quindi anche se poi il risultato finale è estremamente analogo, però sempre per il motivo di prima vi suggerisco di non astrarre in quel modo, perché poi non tornano i conti, semplicemente. Magari tornano i conti per tanto, ma non per tutto. E se avete ancora un po' di energia, vi farei l'ultimo esperimento col prototype. Sono 3 righe. Esatto, o se avete voglia potete leggervi
lo spiegone su Wikipedia. vado a creare una funzione, per esempio, no? E chiamo libro. E questa funzione libro, facciamo che accetta un titolo, e usando la magia del DIS che ci ha spiegato ieri Emilio, oggi la salterei perché davvero sennò è tantissima altra roba a fare prototype chain e DIS tanto insieme, più quello che abbiamo detto davvero sarebbe troppo. Però immaginate che DIS è un qualcosa che parla di se stesso, quindi aggiunge alla stessa funzione una variabile e titolo, abbiamo detto. E andiamo a chiamare questa proprietà che è di se stesso, questo titolo, gli andiamo a dare il titolo che gli passiamo. Quindi voi immaginate che dall'esterno andremo a passare un titolo, scopriamo che esiste un oggetto this, che per adesso è un po' sconosciuto, però ce lo raccontiamo come, diciamo, l'identità di questa funzione. È un oggetto, quindi vediamo che possiamo entrare al suo interno con un punto. Creiamo la proprietà titolo e gli assegniamo il valore titolo. Questo perché, appunto, scusate, mancava questo piccolo dettaglio. Se io ho un oggetto vuoto, console log di oggetto, è vuoto. Se io faccio oggetto.prova uguale ciao, faccio console log di oggetto, lui ha creato la proprietà e ci ha messo dentro il valore. Quindi questo è un modo per creare proprietà all'interno di un oggetto e aggiungerci un valore. Quindi ricordatevi questa cosa. Quindi qui voi immaginate che avete questo oggetto this, gli passiamo un qualcosa dall'esterno, un titolo, e noi andiamo a mettere il titolo che gli abbiamo passato all'interno di questo oggetto this. Ok, fino a qua un po' complicato per via di questo this sconosciuto, però tutto sommato non è poi così assurdo. E poi noi andiamo a creare, per esempio, un libro. Siamo la parola chiave new che ci ha spiegato Emilio, anche su questo sorvoliamo per ora perché ci concentriamo più sul prototype. E andiamo a creare un nuovo libro e gli passiamo un valore. E il primo libro è libro 1. Questa sintassi cosa vuol dire? Questa sintassi vuol dire, questo new libro libro 1 vuol dire entra qui dentro, passa libro 1 qui all'interno e crea un oggetto this. Facciamo finta che l'oggetto this sia questa roba vuota. Crea la proprietà titolo dentro questo oggetto this. Mettici dentro il titolo, quello che ti passiamo come proprietà. Dopodiché ritorna l'oggetto this. Questa sintassi significa questa roba. Significa vai qua, passa libro al posto del titolo, crea l'oggetto this. Nell'oggetto this creaci la proprietà titolo, nel titolo mettici il titolo che ti ho passato fuori, ritornami l'oggetto this. Questa roba che abbiamo scritto qui, questa sorta di algoritmo che abbiamo visto insieme, è scritto in questo modo, in modo analogo. Quindi se io vengo qui e scrivo console log di un libro, allora vedete che ho libro, titolo 1 e libro dentro, che è esattamente quello che vi ho detto, ovvero la funzione e all'interno la scatola titolo con dentro il libro 1. Tant'è che se faccio libro.titolo mi dà libro 1. E new è questa roba qui, è una sintassi per dire chiama la funzione, assegnagli il titolo, crea l'oggetto this, mettici dentro la roba, ritornami
il titolo. Se io qui ritornassi, guardate, fateci caso, se io ritornassi adesso, sarebbe la stessa cosa, vedete? Sarebbe libro 1. Però, invece di farlo in questo modo, io lo faccio con il this, che, ripeto, vi spiegheremo poi, o meglio, vi ho già spiegato Emilio, ma possiamo tornarci. E in più, questa roba di new fa un'altra cosa magica, crea una connessione tra prototype. Quindi, io avrei potuto semplicemente fare così, ma questa roba qui arriva a riportare titolo 1, libro 1, ha delle competenze per saperlo, no? Chiamo questa funzione, ci passo titolo, ritorno un oggetto con proprietà titolo e valore titolo passato, quindi un libro.titolo uguale a 1. Ma questa roba qui non ha una connessione di prototype. Non gli rimane questa sorta di connessione interna. Usando invece la parola chiave new, si crea questa connessione tra oggetti. So che ci sono un po' di cose sconosciute, però diciamo, spieghiamocela così. In questo modo si crea una connessione tra oggetti. Adesso noi, per esempio, vogliamo, esatto, gli dai il nome, vogliamo e creare altri tre libri. Libro 1, chiamiamolo così, libro 2, libro 3. Cosa hanno in comune questi tre libri? Questi tre libri hanno in comune che probabilmente hanno la stessa struttura perché vengono tutti generati da libro, ma grazie a questa parola chiave new e grazie al fatto che noi usiamo questo oggetto di is, diciamo, grazie a questa parola chiave, a questo modo di scrivere questo oggetto, hanno la connessione col suo prototype. Quindi, adesso vi faccio vedere. Perfetto. Quindi hanno tutti quanti le proprietà titolo. Adesso andiamo a fare una cosa molto interessante. Io vado ad accedere all'idea di libro, che è questa. Ma non voglio parlare con il libro, diciamo, che ci troviamo di fronte. Io voglio parlare con l'idea, appunto, di libro, che è all'interno della proprietà prototype che viene automaticamente creata da JavaScript. E voglio, è un oggetto, quindi con punto posso aggiungere proprietà, e gli voglio aggiungere un'altra cosa. E l'altra cosa, per esempio, è il titolo in maiuscolo. E cosa fa il titolo in maiuscolo? È una funzione e questa funzione voglio che mi restituisca il titolo, però in maiuscolo. Questo è un metodo per trasformare una stringa in maiuscolo, per esempio. Cosa ho fatto in questo momento? Sono andato, ho preso la funzione libro, ho iniziato a parlare con l'oggetto prototype del libro che è la sua idea. Ho aggiunto una proprietà, che è il titolo in maiuscolo. L'abbiamo creata noi. Essendo una proprietà, ci possiamo mettere qualsiasi valore dentro. Un numero, una stringa, una funzione. Ci abbiamo messo una funzione. Cosa fa questa funzione? Ci ritorna il titolo appartenente a se stesso. Abbiamo visto il this, questa roba che parla con se stesso, diciamo. Trasformato in maiuscolo. Ora, magicamente, noi non abbiamo soltanto titolo 1, titolo 2, titolo 3, però possiamo chiedere al libro 1, libro 2, libro 3 il titolo in maiuscolo.
ed eccoli qui, i 3 minuscolo e i 3 maiuscolo. Perché che succede? Succede che libro 1, libro 2, libro 3 sono magicamente collegati all'idea di libro. Il libro è questo. Io qui vado ad aggiungere all'idea di libro, ovvero questo prototype, questa nuova funzione. E automaticamente, quando io qui vado a chiedere al libro 1 il titolo in maiuscolo, libro 1 non ce l'ha. Però è collegato al prototype di libro che abbiamo esteso in questo momento. E se invece di prototype avessi scritto il libro 2, avrebbe fatto solo il libro 2? Esatto, esatto. Potremmo fare direttamente con console? Sì, potremmo fare esattamente, sì, certo, potremmo fare esattamente quello, però era per giocare, no, con le funzioni. Era per giocare con il prototype. E questo semplicemente per dirvi... vi faccio fare l'ultima cosa. Guardate, noi abbiamo detto che... facciamo console, facciamo var array 1, 2, 3 console log di array.length ci dà la lunghezza, perfetto, e abbiamo detto che push, anzi sì, scusate, che push e aggiunge delle cose. Per esempio, se io faccio 4 e poi faccio il console log di array, ho un 2, 3, 4. Ok, adesso vi faccio divertire e faccio array dot prototype dot push funzione console log, scusate, oggi non mi va di lavorare. Che cosa è successo? Non mi va. No, non mi fa accedere. Oh, peccato. Non mi fa accedere all'oggetto array per i suoi... evidentemente i suoi motivi, però vabbè, se non avesse avuto questa sorta di protezione, quello che sarebbe successo è che questo array push 4 avrebbe stampato, scusate, oggi non ho di lavorare, perché io sono andato a modificare il prototype dell'array, qui ho creato un nuovo array, e quando qui vado a creare push, lui va a parlare con il prototype di array, a chiedere il metodo push, e non è più quello generato da JavaScript, ma è quello che invece abbiamo dato noi. E questo è come funziona la prototype C. Avete domande? Lo aggiungeva. Ah no, se non fosse, se fossimo riusciti a rompere il prototype, cosa che non siamo riusciti a fare. Ah, ce l'abbiamo fatta. Enrico, grazie. Emilio, grazie. Forse siamo riusciti a romperlo. No. Il problema è il console log. Il problema è il console log. Aspettate.
Ok, adesso non si è rotto e faccio vedere che però abbiamo stravolto il funzionamento di push. Facciamo un 2, 3, push 3, console log array. Ah, ciao. Ciao Angelo. Oppure length. No. E niente, purtroppo ci sono dei limiti e Node non mi permette di rompere le palle alle idee originali di certe cose, quindi questo non funziona. Però, a parte questo, il resto l'avete visto. Io direi 5 minuti di domande e risposte e poi ci andiamo a fare il caffè. Grazie. Secondo me sono tutti morti, non ce la Sì. fanno. Prego. Io ho una domanda rispetto a questo blocco di codice. Se tutto il pezzo in cui noi scriviamo libro.prototype.il titolo in maiuscolo, se noi Sì. avessimo il titolo in maiuscolo, che è una funzione, l'avessimo buttata all'inizio, cioè subito dopo il this titolo uguale titolo, Esatto, noi qui. l'avremmo, cioè, avremmo, come dire, creato già in quel punto la stessa funzione, cioè non sarebbe cambiato. Esatto, infatti possiamo fare per esempio in questo modo. Sì, però poi lì c'è un altro problema, che il this all'interno della funzione non è più il this dell'oggetto, se non erro, no? Questo Ok, è quello più altro. Sì. perché in genere tipo poi si fa il binding esplicito lì, tipo combined alla Ah, beh, fine. sì. Diciamo, in questo contesto non si apprezza la differenza, però diciamo per un altro corso di una settimana potrebbe essere solo su questo, giustamente. L'esterno ci consente di passare anche degli altri argomenti alla funzione. Certo. Certo, qui si può passare qualsiasi cosa. Si può passare un'altra informazione qua, si può passare un'altra informazione qui, poi si può passare. Può passare qui. Certamente. Giusto per. Vediamo un po' come. Per farla facile, facile. Poi aumentando di macchine, però non abbiamo i veicoli, no? I veicoli hanno motori, motore, anzi. Tutti i veicoli hanno un motore e noi vogliamo creare, che ne so, la macchina. Che è un nuovo veicolo e il veicolo ha un motore diesel e però la stessa macchina ha non so, il numero di porte e c'erano tutte e 5, no? Davvero. Ah, cambio il cambio può essere automatico o manuale, per esempio, no? Automatico. Ed è fisso. Adesso non ti sto dicendo stupidaggini, sono anche 2 ore che parlo. E poi noi possiamo creare, ne so, la Fiat 500, che è una nuova macchina. Ok, quindi è un gioco di insiemi, praticamente. Cioè c'è Esatto. l'insieme motore con tutte le sue caratteristiche, Adesso. all'interno del quale c'è l'insieme macchine con altre caratteristiche. Esatto.
non so perché non funziona, si dovrei sistemare le cose, no? Insomma, pure tardi. Però la cosa comoda, no? È che uno può creare una serie di funzioni generiche, magari, no? E poi si può andare sempre più nello specifico attribuire funzioni che magari la funzione generica non deve avere. Questo è uno dei modi di usare la prototype chain, no? Quindi si fa un oggetto generico con delle informazioni e poi se ci sono delle funzioni che condividono le funzioni dell'oggetto generico, ma in più hanno qualcosa di specifico loro, allora si può estendere, editare e via dicendo. Ricordandoci che la nostra stessa funzione è collegata al prototype della funzione, poi è collegata al prototype degli oggetti, quindi appunto questa catena si arriva fino ai tipi più alti che abbiamo. Però sì, questo è il concetto. Siamo rimasti con 19 coraggiosissimi. Può avere senso in alcuni casi creare degli oggetti con tutta una serie di qualità, caratteristiche, adesso non so quale sia il termine giusto, però vuote, e poi andare a riempire di volta in volta lo svolgimento del codice. Sì, assolutamente. Come possiamo dire che un libro ha titolo, pagine, autore, e però vogliamo andarlo a riempire in futuro, per esempio, e non vogliamo saperlo adesso, perché no? Prepariamo le nostre informazioni e poi andiamo a riempire dopo. Ok. Assolutamente. È andata bene, ragazze? E ragazze? Ci sarà lezione domenica? Ma sì. Magari qualcosa di più leggero. Ma veramente abbiamo in programma lezione domenica? No. Non lo so, per me è uguale, tanto qua ogni giorno posso stare di mezz'ora, è uguale, per caso si sta. Ma dico, facciamo pausa, veramente facciamo lunedì e martedì, allora che dici, così abbiamo due giorni di sì, riposo. Sì, esatto, cioè, sentiamoci lunedì con calma, solo perché sul sito di SOS mi sa che c'è scritto sabato e domenica, però possiamo cambiarlo, non penso che nessuno sì, cioè, sia... dai sì, a me va benissimo, figurati. Anzi, tanto metto la pausa.